Flora, che fai? Chi stai seguendo all'altare? Flora, stai seguendo? Sì, professore. La formula? L'hai sentita prima? Vediamo, exagero gattenam. Credo che si tratti di un invito. Per il matrimonio di Jason Quinn. Vuole che la meravigliosa voce di Musa canti per lui in un giorno così importante. Non è fantastico? No, decisamente non è fantastico. Io vi dichiaro marito e moglie. Bravi! Ragazzi, che spettacolo! Il tuo sguardo dice più di qualunque altra cosa. Davvero? Sì, e forse avrei dovuto accorgermene prima. Sarebbe cambiato qualcosa? Beh, credo di no. Ma avrei potuto essere più chiaro con te per evitare equivoci. Ho creduto a qualcosa che non esisteva. Io, scusami Jason, mi sento così stupida. Musa, il mio cuore è della ragazza che ho sposato, ma per tutto il resto non è cambiato niente tra di noi. Ho promesso che farò di te una grande cantante e così sarà. Hai un talento enorme e io sono onorato di poter lavorare con un artista e con un'amica come te. Grazie, Jason. Questa deve essere una serata felice, Musa. Se non te la senti di cantare, non farlo. Adesso che sei, sei tu. Fianco a fianco siamo stelle nel cielo. Bloom. Ascolta, devo dirti una cosa. Ops, quando cominci così sono sempre brutte notizie. No, non stavolta, o almeno non credo. Io non so da dove cominciare, ma sì, insomma, noi due abbiamo affrontato e superato tante prove insieme. E ora volevo chiederti di affrontare con me la più grande e difficile delle sfide. Quale? Vivere insieme, per sempre. Bloom, vuoi sposarmi? Oh, Sky! È un sì o un no? Me lo chiedi? Sì, ma certo che è un sì! Stupendo! Tutta Magix dovrà saperlo! Quando? Il primo giorno di primavera! Il primo giorno di primavera! Ragazzi, Sky, devo farvi le mie scuse. Reoritel, io... Papà, non ce n'è bisogno! Per favore, fatemi finire. Sky, perdonami se ho dubitato del tuo coraggio. Non c'è pretendente migliore per Bloom in tutta la dimensione magica. E Bloom, sono molto orgoglioso di te e della tua scelta. Finalmente possiamo tornare a casa. Chi arriva ultimo al galeone fa la penitenza. Aisha, io... Sì, Nabu? C'è una cosa che vorrei chiederti da un po' di tempo, ma non ho mai trovato il coraggio. Lo sai che puoi dirmi tutto? Cos'è successo? Non riesco a scegliere le parole adatte. Insomma, Aisha, vuoi sposarmi? Sì, con tutto il mio cuore, sì. Oh. Wow, pensavo fosse più difficile. Sei sempre il solito. Sono la ragazza più felice della dimensione magica. Non vedo l'ora di dirlo alle altre. Vuoi già allontanarti da me? No, è che per loro è un momento difficile e chissà come se la stanno cavando. Allora, dove eravamo rimasti? Beh, suppongo che siate venuti qui per sposarvi. C'è un'importante lezione di vita di cui volevo parlarvi oggi. Ma mi dispiace, credo di averla dimenticata. Bene, ora guardatevi negli occhi e sono sicura che ricorderete sempre l'amore che vi ha portato fin qui. E se nessuno di voi ha qualcosa in contrario, ora puoi baciare la sposa. Ah.
ragazze! Fantastico! Auguri! Daphne! Sono così fiera di te! Grazie mille, Bloom. Anch'io sono fiera di te, sorellina. Insieme formiamo una grande squadra! Ehi, Thorin! Congratulazioni! Grazie mille, cugino! La mia vita è una favola, la mia vita è un'avventura. Ogni giorno io scriverò le pagine del mio destino. Nel mio libro segreto c'è un incantesimo speciale. È il sentimento che mi lega a te, sei così eccezionale. L'abbiamo scritto insieme in questo lieto fine. Sei speciale.